A Modena, settembre 2011, diamo continuità al percorso Web 2.0 e salute. Social media e siti web delle istituzioni, dove la gente, dove le persone cercano informazioni sulla salute? Sì, oggi utilizzano sempre i siti web istituzionali, però stanno cominciando a prendere piede anche i social media, in particolare Facebook e Twitter, questo grazie anche ai suggerimenti delle linee guida del Ministero. Stanno cominciando ad essere attivati i canali dove attraverso questi nuovi media i cittadini possono trovare le informazioni. Ha parlato nel suo intervento di social media e online health communities. C'è differenza? Quanto sono più approfondite, più chiuse, diverse le relazioni che si creano? Sì, quando parliamo di social media parliamo di Facebook e quindi parliamo di ambienti dove i meccanismi di privacy sono piuttosto ristretti. Le online health communities invece sono qualcosa di più strutturato rispetto ai social media tradizionali e che mettono al riparo i pazienti da accessi indesiderati e soprattutto mettono al sicuro le proprie informazioni più di quanto non possa accadere attraverso per esempio Facebook. Una piccola provocazione: online aggrega di più la salute o la malattia? Beh, a oggi direi la malattia, anche perché probabilmente c'è una concezione della prevenzione ancora piuttosto debole, per cui uno si preoccupa del proprio stato di salute quando è malato e quindi è lì che cerca l'aiuto di altri pazienti che stanno come lui ancora prima di diventare malato. Come Mario Negri state anche lanciando una ricerca sulla comunicazione online attraverso i nuovi media delle istituzioni sanitarie. Cambia la comunicazione online attraverso il Web 2.0 a seconda della ragione sociale, ospedali pubblici e privati, aziende sanitarie? E questo è uno degli obiettivi della ricerca che abbiamo in corso e che vuole proprio vedere in che modo sono utilizzati e quanto sono utilizzati i social media da parte delle strutture sanitarie. L'attesa è che ci sia un certo impiego, anche se ridotto, ma che cominci a prendere piede anche in Italia. Ci aspettiamo di trovare delle differenze fra il privato e quanto può offrire un ASL piuttosto che una struttura sanitaria, piuttosto che una struttura ospedaliera. In questo ambito si è parlato del programma territoriale comunicazione e promozione della salute della provincia di Modena. Web 2.0 e promozione della salute. Lei ha mostrato che ci sono dei progetti, ci sono delle sperimentazioni e delle attività fatte in diverse aree tematiche, AIDS, alimentazione, fumo. Sì, sono esperienze soprattutto rivolte ai giovani, che sono poi gli utilizzatori principali di questi nuovi media e che appunto sono state realizzate nelle aree a loro più vicine e che hanno il pregio di promuovere comportamenti più sani e che grazie all'effetto del passaparola prodotto dai social media molto probabilmente riescono ad ottenere anche dei buoni risultati dal punto di vista della prevenzione.